Madonna, santa, madonna, santa, tanto, vabbè, onestamente lo sappiamo benissimo tutti quanti che la partita semplice, beh, parte semplice intesa come, no, star tranquilli riguardo quello che sarà l'esito finale ritrovandosi magari, non lo so, 2-3-0, così a qualche minuto dalla fine che dici, ah, forse oggi posso stare un pochino tranquillo, non è minimamente contemplabile. Dalla Juventus Football Club. Questo ormai lo sappiamo benissimo è appurato e vada Dio così. Solo che minchia, fortuna, fortuna che l'ha incornata alla fine D'Usan Vlaovic anche perché altrimenti l'idea di essere questa sera a meno 6 stava molto semplicemente a significare almeno tieni così un pochino le distanze. Che presumibilmente questa sera verso le 8 saranno comunque meno 4 punti, però almeno. Non sarà un meno 6 che avrebbe messo un sigillo molto importante sul finire del campionato ancora prima dell'inizio del 2024. Però per fortuna ce l'abbiamo fatta, eh? sudando le classiche 7, 8, 9 camicie, ma ce l'abbiamo fatta. E vogliamo parlare subito di quel fenomeno di Kenan Ildiz? Vogliamo parlare subito di quel fenomeno? di Ken Anildis che anche un pochino per selezione naturale non neghiamocelo vedendo che oggi mancavano sia Chiesa che Ken ha avuto la possibilità finalmente anche per certi aspetti di partire dal primo minuto tempo 10 minuti all'esordio dal primo minuto in Serie A che questo qui passa in mezzo a tre uomini fucilata nel primo palo e il capodelegazione della curva nord in porta non può far altro che guardare e tanti saluti. È vero che comunque Purino, in altre circostanze, prendeva gol da metà campo. Voglio dire, ci può stare che questa volta una fucilata nel primo palo, ai limiti quasi dell'aria piccola, né che potesse far poi chissà che cosa. Questo ci mancherebbe altro, lo capisco pienamente. Ma al di là del gol di per sé, e quando si parla comunque di un attaccante, non è che puoi dire proprio al di là del gol la personalità. Con cui ha giocato Kenan Hildiz, che alle volte era lui ad indicare ai compagni dove andare, cosa fare, cosa non fare. Classe 2005. Tanti recuperi in difesa, alcuni dei quali anche che si sono eh, rivelati importanti. Appena aveva la palla per stare dalla parte del sicuro, faceva sempre la giocata giusta. Saltava uomini come birilli in una circostanza anche Messo Costic letteralmente in porta, ma nel momento in cui Costic quest'anno ti fa ciao ciao con la manina, non può mai concretizzare quel pallone meraviglioso messo da Kenan Ildis e l'unica cosa è che speriamo quest'anno di cioè a questo punto di vederlo con più continuità, di vederlo con più continuità anche perché obiettivamente Penso se lo meriti, penso semplicemente se lo meriti e che la partita di oggi l'abbia dimostrato, ma anche un pochino spiazzato ad onore del vero, quando ha deciso di, di toglierlo al tipo al sessantesimo sull'1 a uno per Dusan Vlaovic, che ok, va benissimo inserire Vlaovic, ma personalmente mi sarei aspettato l'uscita di Arcadius Milik, ma dopo lì, obiettivamente, nel momento in cui l'andata. A recuperare c'è anche poco da dire. L'unica cosa vera, certa, attorno a Kenan Hildiz è l'augurio di vederlo veramente parte integrante di questa Juventus perché se lo merita. Se lo merita e te l'ha dimostrato alla partita d'esordio dal primo minuto: quello che è in grado di fare. Perché il gol che ha fatto non è che sia proprio oh, quel gol che riesce in scioltezza proprio a tutti. Tutti, tutti, mm, onestamente. Non credo e poi, bene o male. Quasi il solito canovaccio per, per il resto, nel senso che magari le azioni concretamente pericolose erano quelle derivanti dai calci d'angolo o semplicemente dalle palline native. Al di là del gol di Ildiz fino all'1-2 non è che si è arrivato così tante volte al tir in porta con delle azioni particolarmente elaborate. Per stare dalla parte del sicuro, a noi il culo non ci asseconda neanche, basti vedere quella traversa di, di, di McKennie dove se avesse fatto quel gol. Tanta roba a livello di coordinazione, di tiro e anche di azione per arrivare a quella conclusione, però per stare dalla parte del sicuro, la botta di culo nel momento di difficoltà, si gira dall'altra parte, si è di fronte, si ritrova noi, cambia strada, piuttosto torna indietro e va bene così. E Frosinone che comunque invece ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra interessante, giovane, bella, sfrontata. Che comunque anche lì per stare dalla parte del sicuro, minchia, trova il primo gol in Serie A Baz, figa quello di Colorado. E contro chi mai potrà trovare il gol a Baz di Colorado? Che poi è meraviglioso. Entra perché uno si è fatto male, e poi si fa male lui. C'erano proprio i presupposti della comparsa che oggi aveva deciso di scendere in campo solo ed esclusivamente per rompere i coglioni. I presupposti c'erano tutti quanti, ma per fortuna. Non è andata così perché prima che Vlaovic si canna un gol. che Dici, boh, mica fortuna che abbiamo messo Vlaovic per ribaltare la partita. Sto qui. Tempo, due minuti che dentro, letteralmente di fronte a Turati, da posizione centrale con tutta la porta davanti a sé, una papina smolecca per giunta centrale. dici... Mm. Sema post, si se appena entra da freschissimo, sbaglia questa, sema post riguardo quello che combinerà Dushan Vlaovic. E invece poi va, va a buttare dentro, sicuramente l'occasione più difficile. Anche perché tra le due, probabilmente anche un tiro di un metro indietro sarebbe stato un pochino più difficile rispetto a quello che si è mangiato. però invece, quello che è andato a mettere dentro è proprio difficile perché lì ha fatto un bello stacco. Si è liberato anche molto bene dell'uomo che gli stava giustamente in marcatura stretta e, soprattutto, è riuscito a piazzarla con una torsione in un punto non banale. È stato veramente un gran gol quello di Dusan Vlaovic di oggi e va detto anche perché finalmente. Un gol no? decisivo che, vedendo anche proprio quella che è stata l'importanza della marca in sé, mi auguro abbia sbloccato un pochino di testa il ragazzo che ormai sappiamo benissimo tutti quanti quanto sia sempre estremamente fragile dal punto di vista emotivo e l'aver buttato dentro in quel modo poi un gol a tutti gli effetti decisivo perché, quantomeno per quanto possibile, continua a mantenere vivo questo campionato. Beh, non mi sembra una roba particolarmente malvagia, obiettivamente, no? Proprio. Proprio per nulla. Ad onor del vero. E adesso speriamo di recuperarne quanto più possibile per la partita di. di. sabato prossimo. Sì, sabato prossimo, anche perché Cambiaso ce l'ha bollato. Era in diffida e quindi non ci sarà. Alexandro si è fatto male. Vedremo se riusciremo a recuperare Chiesa. Eh, Locatelli pure. Insomma, a livello fisico non è che usciamo proprio benissimo da questa partita. Alla fine anche. Anche Bremer si era messo a terra, ma sembravano solo ed esclusivamente dei crampi, quindi non dovrebbe essere nulla di particolarmente serio, ma dal punto di vista fisico bisognerà fare sicuramente delle valutazioni pre-Juventus-Roma, perché insomma... Mm. Non ci sono i presupposti più semplici del mondo, però era doveroso arrivare a quella partita con una vittoria perché se nel giro di una settimana, otto giorni andavi a perdere quattro punti su sei a disposizione contro squadre come Genoa e Frosinone con tutto il bene del mondo soprattutto se tu Juventus hai delle ambizioni di tutt'altro genere no, no, non ci stava, non ci stava proprio per nulla mentre invece per fortuna, grazie a un fenomeno grazie a un fenomeno e a un Vlaovic che si spera possa ritrovarsi dopo questa marcatura importante la portiamo a casa e bene così anche se in tutto questo proprio per concludere velocemente mi sembra anche giusto sottolineare che se abbiamo avuto la possibilità di ottenere l'1-2 in parte anche grazie a Wojciech Szczesny che per l'ennesima volta su Arrui fa un'altra parata che... Sicuramente del tutto tranne che banale perché, se lì fosse stato 2 a 1 per il Frosinone, vedendo anche il tiro che era andato a fare a Rui, proprio un bel ciao ciao con la manina. Mentre invece, per fortuna, è andata. Detto questo, ragazzuoli, ci vediamo domani anche perché gli auguri di Natale devono essere fatti nel miglior modo possibile e di roba ce n'è. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza, Juve!